Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Sono le 9.06, è collegato con noi Luigi Di Maio, deputato del Movimento 5 Stelle, vicepresidente della Camera, candidato premier del Movimento 5 Stelle. Onorevole, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Temevamo che lo sciopero degli aerei non le permettesse di essere in tempo, e invece no, fortunatamente, siamo riusciti a fare tutto. Esatto, fortunatamente qui con noi abbiamo più o meno un quarto d'ora, io le farò due o tre domande, poi ci sono già un paio di ascoltatori che vorrebbero rivolgere a loro volta delle domande. La prima riguarda la legge approvata ieri, il biotestamento, maggioranza trasversale, il Movimento 5 Stelle l'ha votata e devo dire che già stamattina, ma gli ascoltatori lo stanno scrivendo, non è che questa alleanza trasversale su questa questione specifica ovviamente con il Partito Democratico preluda a qualche cosa, lo dico perché stamane sui giornali ho letto che Silvio Berlusconi avrebbe fatto quella dichiarazione su Gentiloni nel timore, nell'incubo, diciamo così, di un'intesa futura Movimento 5 Stelle Partito Democratico. Io direi di non utilizzare questa grande legge di civiltà che abbiamo approvato ieri per altre questioni politiche, perché non c'è nessun altro fine. Ieri abbiamo approvato una legge importantissima, una legge sul biotestamento, tra l'altro a una settimana circa dalla fine dei lavori di questa legislatura, quindi sicuramente abbiamo dato prova che quando si vogliono approvare buone leggi in questo paese si possono approvare e lo si può fare anche in maniera trasversale, ma su un tema e non in vista di accordi futuri o di altre alleanze. A proposito di accordi futuri c'è un WhatsApp che le vorrei far ascoltare. Di prego. Eccolo. Buongiorno, con la votazione sullo sconto della pena mi sono reso conto sempre più che la Lega, la nuova Lega di Salvini, sia molto distante da Berlusconi e la vedo con certi concetti, con tante cose, più vicina proprio al Movimento 5 Stelle. Ecco, volevo chiedere al Presidente Di Maio se vede a breve e naturalmente prima delle elezioni un possibile approccio con la Lega per poter pensare di non restare all'opposizione. Ecco, questo magari è il quadro negativo che si prospetta per i 5 Stelle. Grazie, Andrea da Treviso. È il cosiddetto disegno di legge Molteni di cui parleremo dopo le 9:30. Di Maio. Ma io ho sempre detto che il Movimento 5 Stelle si vuole prendere la responsabilità di dare un governo a questo paese. Se raggiungiamo il 40% ce la facciamo da soli. Se non raggiungessimo il 40%, allora a quel punto sarà nostro dovere avviare delle consultazioni con tutti, non con una forza politica specifica, per avviare un governo e chiedere la fiducia ad una squadra che noi avevamo presentato prima delle elezioni. L'obiettivo è diventare la prima forza politica del paese, anche se di maggioranza relativa, in modo da poter poi dialogare con tutto l'arco istituzionale. Eventualmente proponendo un esecutivo con figure di garanzia, diceva lei. Di garanzia sicuramente noi siamo una garanzia rispetto a un governo Gentiloni che in questo anno abbiamo visto garantire sempre la solita parte del paese, quella parte che ha preso le decisioni a scapito della maggioranza dei cittadini. Però volevo dire alla persona che mi faceva quella domanda che Salvini oggi è nella coalizione di Berlusconi, poi fingono di litigare, però quella è una coalizione Frankenstein nella quale Salvini è per la caccia e la Brambilla col Partito Animalista vuole abolire la caccia, tutti nella stessa coalizione, dicono tutto il contrario di tutto. Io direi ai cittadini: evitiamo di votare queste coalizioni, perché poi finisce nel caos come è finita con Mastella che fece cadere Prodi e Fini che fece cadere Berlusconi. Date un'opportunità a noi se volete. È Luigi Di Maio che sta parlando, biotestamento, ma l'altro grande tema del giorno è la questione Banca Etruria, la questione Maria Elena Boschi, ne parleremo tra pochissimo. Ieri Di Maio è stato molto duro e la Boschi ha risposto con altrettanto durezza. Le parole sono quelle che stiamo per ascoltare. Come Mario Chiesa iniziò il declino della Prima Repubblica con lo scandalo che lo coinvolse, allo stesso modo Maria Elena Boschi è il Mario Chiesa della Seconda Repubblica, che con lo scandalo legato alla banca del padre farà iniziare il declino definitivo dei partiti della Seconda Repubblica. Io spero che questa volta l'onorevole Di Maio non si nasconda dietro l'immunità, visto che è un cittadino come tutti gli altri, risponda di una frase così grave. Credo che la querela ci stia tutta nel suo caso, visto che insomma è una frase molto molto grave quella che ha detto.
Luigi Di Maio, mi devi lasciare un minuto e mezzo per leggerle quello che stamani scrivono un paio di giornali, perché credo che agli ascoltatori dobbiamo anche precisione. Allora, Maria Elena Boschi stamani in un'intervista a Repubblica risponde: il fatto stesso che un ministro si occupi di una vicenda che riguarda anche il padre non è un conflitto di interesse? La risposta: ma di cosa parliamo? Un conflitto di interessi perché mio padre è stato vicepresidente senza deleghe di una banca per 9 mesi? In cosa consisterebbe il conflitto di interessi? In che cosa avrei favorito mio padre che, grazie al governo di cui facevo parte, è stato mandato a casa, né più né meno degli altri membri del CDA? E poi, ricostruzione di Andrea Fabozzi sul Manifesto, quotidiano certo non amico del Partito Democratico, ha riconosciuto lei il conflitto, ma per la legge non basta. La legge Frattini individua il conflitto di interessi solo quando il ministro partecipa all'adozione di un atto. Il comune cittadino può trovare il fatto che un ministro non competente per materia faccia sapere in più occasioni al capo della Consob di essere contrario all'acquisizione di Banca Etruria da parte della Popolare di Vicenda altrettanto compromettente rispetto alla sua partecipazione a una decisione collegiale del Consiglio dei Ministri. Ma per la legge italiana la differenza c'è, ed è quella che passa tra un comportamento lecito ed un comportamento illecito. L'ultimo passaggio, quello di Marcello Sorgi dalla Stampa di oggi, che in sostanza dice, e le leggo anche qui, sì. Il non disse in Parlamento Maria Elena Boschi di non essersi mai occupata della crisi di Etruria, come ieri Vegas ha confermato. E a parte la mediocre battaglia apertasi tra il PD e gli accusatori della Boschi sul resoconto stenografico del suo intervento di 2 anni fa, effettivamente non c'è alcuna contraddizione tra quel che spiegò allora e ciò che adesso viene alla luce. La domanda da farsi è un'altra, anche senza scendere nei dettagli della storia complicati: se la Boschi, che dopo Renzi era la personalità più forte del governo, tale da essere considerata una sorta di vicepresidente del Consiglio, avesse veramente adoperato il suo potere per imprimere una conclusione diversa al groviglio di Banca Etruria, come mai non sarebbe riuscita a ottenere alcun risultato? A conti fatti, Banca Etruria non fu acquistata da Unicredit, che accantonò il dossier, venne commissariata e poi sostanzialmente dichiarata fallita dalla Banca d'Italia. Di Maio. Il fatto che la ministra Boschi, che era ed è una parte potente del governo Renzi e dell'attuale governo Gentiloni, si fosse premurata in quegli anni, come non sappiamo negli anni successivi, di andare all'Unicredit dal capo della Consob a parlare della banca in cui c'era suo padre, a spiegare le preoccupazioni, a chiedere di salvarla addirittura in qualità di ministro, per me questa è una cosa deplorevole. E non è vero che non c'è un conflitto di interessi, tant'è vero che Maria Elena Boschi si finge malata quando si prendono le decisioni sul mondo bancario in Consiglio dei Ministri. Però non partecipa, quello è il dato. Per il diritto non partecipa, questo vuol dire che c'è un conflitto di interessi. Allora, delle due l'una: se non partecipa ai consigli dei ministri quando si decide sulle banche, non c'è il conflitto di interessi quando va a parlare col capo di un'autority indipendente o con la D di una banca per salvare la banca del padre. Guardi, qui ora, al di là di questo, per me è semplicissimo sparare sulla Croce Rossa in questo caso, perché questo non è un ministro, è un conflitto di interessi vivente. Ma parliamo di un'altra cosa: i risparmiatori, cioè le persone che dovevano essere aiutate. Io avrei voluto vedere un ministro che girava per le banche ad aiutare a salvare i risparmi di centinaia di migliaia di italiani che hanno perso tutto, perché questi signori prima... Renzi ieri sera ha risposto: l'80% però l'abbiamo ristorati, in sostanza. Ma dove? Gli hanno fatto un fondo in cui dicono: tra i 15 anni, quando raggiungete l'appello, quando raggiungete il terzo grado di giudizio definitivo, avrete una percentuale di quello che avete perso. E questo significa aver ristorato i risparmiatori. Io li ho incontrati in Veneto 2 settimane fa, stiamo facendo un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per risarcirli e per riconoscergli il danno sulla loro proprietà. Queste persone sono state abbandonate dallo Stato mentre questi signori facevano il giro delle 7 chiese per salvare le banche e non i truffati dalle banche. Di Maio, 2 ascoltatori per lei e un WhatsApp. Marco da Roma, buongiorno Marco. Marco ci sente? Se Marco non ci sente, sentiamo Silvio da Padova. Silvio. Sì, buongiorno a tutti e all'onorevole Di Maio. Allora, la prima cosa che vorrei dire all'onorevole Di Maio è: benvenuto nella solita campagna elettorale che da 20 anni ci sorbiamo. Si attacca a destra e a sinistra, tra l'altro quando lo ascolto mi sembra di sentire Bersani, Meloni, Salvini. Non è che si distacca molto, insomma. Vabbè, un politico. Poi vorrei fare anche 2 domande. Allora, la prima è questa, sulle proposte che fai, ma mi aspetto risposte innovative. Allora, reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza, stando ai giornali, costerebbe tra i 10 e i 13 miliardi. Dove vengono presi? Però io non vorrei sentire la solita risposta:
evasione fiscale, mafia, burocrazia. Io mi aspetto risposte innovative. E l'ultima, onorevole Di Maio, ieri sera, ascoltando Vespa, sono veramente trasalito quando ho sentito il vostro emendamento che dovrebbe chiudere Vespa per la campagna elettorale. Chiudiamo anche Radio Anch'io, allora. No, e Formigli? E la Gruber? Silvio, grazie, ora sentiamo Di Maio. Prima Marco da Roma. Marco, buongiorno, ce le siamo segnate. Sì, sì. Sì, buongiorno. Onorevole Di Maio, una domanda. Lei vuole o non vuole lasciare il bonus rendi di 80 euro al mese? Le chiedo di rispondere semplicemente sì o no, perché tante volte il Movimento ha detto che quella è una mancetta elettorale che è costata miliardi. A me quella mancetta di 960 euro l'anno fa tanto comodo. Non si preoccupi Renzi, non l'ho mai votato e non lo voterò. Però 960 euro l'anno sono tanti. A me sono soldi suoi, sono soldi suoi, se li merita, non glieli vogliamo togliere. Non ne ha regalato niente a nessuno. Quelli sono soldi delle tasse degli italiani, sono soldi che lei paga e che le rientrano dal punto di vista di uno sgravio IRPEF, quindi nessuno glieli vuole togliere, non si preoccupi. Di Maio, proviamo a rispondere anche agli altri due messaggi, sì, tra l'altro rassicurando l'ascoltatore dicendo insomma Radio Anch'io, come sa benissimo l'onorevole Di Maio, è una trasmissione che cerca di non fare sconti a nessun politico nel pluralismo e nessuno ci ha mai dato fastidio, quindi diciamo che la nostra libertà è garantita. Fosse un attacco a me, non a lei. No, però lo dico per il futuro. Sì, era un attacco a lei, è vero. Vado. Posso rispondere? Sì, allora, no, prima di tutto non c'è nessun emendamento che vuole chiudere Vespa, per carità. Semplicemente abbiamo più volte sollevato la questione dei contratti in Rai per artisti o giornalisti. Se si è artista, allora in quel caso non bisognerebbe far entrare la trasmissione di un artista nella campagna elettorale. Però questo non significa che vogliamo chiudere una trasmissione. Chi ha cacciato i conduttori dalla Rai sono i partiti di destra e di sinistra, che quando avevano qualcuno contro che non gli andava bene lo allontanavano. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, le nostre coperture sono 25 voci di spesa, non aumentano le tasse a nessuno se non sul gioco d'azzardo, 5 miliardi di euro dalla spending review, riorganizzazione della pubblica amministrazione, e recuperiamo altri miliardi di euro sia dal taglio dei privilegi e sia anche da una maggiore tassazione sugli idrocarburi e nello specifico sull'estrazione petrolifera, perché noi stiamo avviando una riconversione energetica con un programma energetico nazionale che va verso le rinnovabili. Le 25 voci di spesa le trova sul sito parlamentari5stelle.it. Di Maio, sugli 80 euro lei conferma quindi che se al governo non li toglierete? Ma guardi che noi vogliamo, allora il tema degli 80 euro era semplicemente uno sgravio IRPEF, no? Questo era il punto degli 80 euro. Noi adesso prepareremo e presenteremo una manovra fiscale, una riforma fiscale che prevede ulteriori agevolazioni IRPEF al ceto medio e aumenta la no tax area per chi è in difficoltà e non deve pagare le tasse. Quindi noi tutto vogliamo fare tranne che aumentare i costi IRPEF, vogliamo continuare a ridurli. Poi se quello è stato utilizzato come una mancetta, un bonus, è perché è stata venduta come tale. Facciamo una riforma fiscale e abbassiamo anche di oltre 80 euro i costi dell'IRPEF per un cittadino che lavora. Detto questo in ultima analisi è una comunque è stato un provvedimento, non dico che lei condivida perché immagino mi risponda di no, ma che comunque andava incontro alle esigenze della classe media? Ma quando si sono fatti gli 80 euro li si sono venduti come un bonus. Per me, per aiutare il ceto medio dobbiamo abbassare le tasse e per questo dobbiamo agire sull'IRPEF, quindi io sono d'accordo. Però lì ci fu la televendita degli 80 euro, infatti questo signore riprende ma ha detto non lo voterò mai, perché fu anche l'atteggiamento che era abbastanza poco dignitoso per i questi sono soldi dei cittadini. Ricordiamoci che gli 80 euro tra l'altro all'inizio furono finanziati introducendo l'IMU agricola agli agricoltori, quindi da una parte c'era chi prendeva gli 80 euro e dall'altra chi pagava più tasse, poi hanno finto di abolire l'IMU agricola. Cioè l'atteggiamento quando si fanno queste cose che è sbagliatissimo. Arrivano molti messaggi sulla legge Fornero, che farete? Noi la legge Fornero vogliamo superarla. Per superarla, prima di tutto, dobbiamo dare la priorità ai lavori usuranti. Quindi cominciamo a mandare in pensione ad un'età dignitosa quelli che fanno lavori usuranti. Un operaio dell'edilizia che a 67 anni deve stare su un'impalcatura a 40 gradi d'estate, non lo voglio vedere più. E poi cominceremo ad abolirla gradualmente, totalmente. Perché gradualmente, quindi totalmente, che intende dire? Io voglio abolire la legge Fornero e ritornare all'età pensionabile, cioè la pre-legge Fornero, attingendo dalle risorse sia delle pensioni d'oro che oggi ci costano 12 miliardi di euro, ma anche se servirà attingendo dai 50 Presidente Di Maio, no, non sono 12 miliardi le pensioni d'oro. No, io
Sì, sono 12 miliardi. No, guardi, io dovrei avere, ora non l'ho portati qui con me, sì, ma vabbè, secondo me la cifra è troppo alta. Lei dice che con quei soldi noi possiamo abolire la legge Fornero. Possiamo iniziare per i lavori usuranti e poi negli anni successivi possiamo abolirla del tutto, attingendo dai 50 miliardi di euro di sprechi che ci sono nel bilancio dello Stato, che non certifico io, ma lo certifica il centro. E quindi l'età di vecchiaia quale diventerebbe però? Tornerebbe a quella precedente alla Fornero, che è stata portata a 67, prima era anche a 65, oltre ai lavori usuranti che devono rientrare nei 65. Ma non ha paura che venga considerato un atteggiamento lassista dalla Commissione europea e che rientriamo nella bufera? Ma io sulla Commissione, alla legge Fornero era stata fatta per ridurre il debito pubblico, tutte queste ricette non hanno portato alla riduzione del debito pubblico, segna un nuovo record ogni settimana, e lo spreco che è stato fatto e anche l'abuso che è stato fatto della pazienza degli italiani con la legge Fornero è stato dire fate un sacrificio e riduciamo il debito pubblico. Il debito pubblico continua a aumentare, solo il governo Renzi ci ha regalato 120 miliardi di euro in più di debito, quindi su questo io penso che la ricetta non sia questa. Qual è la ricetta? Secondo me investimenti, se dobbiamo farli anche in deficit come fa la Spagna e la Francia, facciamo crescere l'economia e con il gettito maggiore ripaghiamo anche in deficit, attingiamo prima dai 50 miliardi di euro di sprechi che ci sono negli oltre 800 del bilancio dello Stato. Però probabilmente lei lo sa, otterremmo come risultato quello di nuovo di finire sotto processo della Commissione europea, perché l'Italia un debito pubblico quasi incontrollabile. Allora, e la Commissione europea è stata convinta dalla Spagna e dalla Francia a fare il contrario. Ma non hanno il nostro debito pubblico. Perfetto, e infatti il nostro debito continua a salire, quindi alla Commissione europea dovremmo dire, cari signori, o ci fate fare investimenti attraverso lo sforamento dei patti di Maastricht, oppure l'unica cosa che otterrete è continuare ad avere il debito pubblico così alto. E questa è una follia nella quale ci siamo entrati, e noi abbiamo un peso contrattuale ai tavoli europei, perché ai tavoli europei noi dobbiamo dire solo una cosa: vi diamo 20 miliardi di euro ogni anno e ne facciamo ritornare 12 in Italia. O cominciate ad ascoltarci, o una parte di quei 20 miliardi ce li teniamo per aiutare le nostre imprese, i nostri pensionati, i nostri dipendenti. Stanno arrivando moltissimi messaggi per Luigi Di Maio, che però ci deve salutare. Noi lo ringraziamo molto, ma tanto nella campagna elettorale speriamo che torni ai nostri microfoni a confrontarsi con i nostri ascoltatori, che sono molto puntuti, molto attenti, molto preparati. Li ringraziamo per la massa di domande che stanno mandando. Luigi Di Maio, grazie per essere stato con noi. Grazie mille a voi, buona giornata. A lei.